Ben ritrovati al consueto appuntamento con le informazioni da Teletruria. Iniziamo subito parlando dell'attacco hacker alla pagina Facebook della ASL Toscana Sud-Est, nel posto dove si promuove la vaccinazione. Il DG D'Urso ha sporto querela alla polizia postale che avrebbe già individuato alcuni indirizzi IP. Propaganda nazi-sanitaria da Terzo Reich, cittadini come cavie negli esperimenti dei vaccini, genocidio per i morti da vaccinazione, criminali bugiardi. Queste sono solo alcune delle offese e accuse che sono comparse sulla pagina Facebook dell'ASL Toscana Sud-Est, mandandola in tilt per alcune ore. Tutti i post che riportavano parole come vaccinazione o simili sono stati presi d'assalto da migliaia di commenti contro i sanitari e contro la vaccinazione. I commenti sono tutti uguali, apposti in blocco e in genere scritti con caratteri cubitali da profili che riportano lo stesso simbolo. Il direttore della ASL, Antonio D'Urso, non ha perso tempo e si è recato immediatamente alla polizia postale di Arezzo a sporgere denuncia per quanto accaduto. I poliziotti hanno già inviato il materiale in procura. Il fascicolo è ora in mano al procuratore capo Roberto Rossi. Secondo la polizia postale che ha avviato le indagini, si tratterebbe di profili fake collegati ad un gruppo avverso ai vaccini, già noto alle autorità, che organizza attacchi con un'app di messaggistica istantanea che moltiplica i commenti per creare scompiglio diffondendo notizie false o comunque prive di fondamento scientifico. Secondo quanto si è appreso, i poliziotti della postale avrebbero già individuato gli indirizzi IP e i server che stanno dietro ai molteplici nominativi tutti falsi che compaiono quali autori delle invettive contro la vaccinazione e i sanitari in genere. Si tratta di offese pesanti come quelle che riguardano l'accostamento di sanitari ai nazisti o traditori del giuramento di Ippocrate, ma ci sono anche contenuti pseudoscientifici, falsi rapporti europei che rimandano ad una propaganda contro la vaccinazione tanto cara ai Novax. Le indagini sono in corso con il DG D'Urso più intenzionato che mai a punire i responsabili di questi attacchi ai suoi sanitari. È un fatto grave, indubbiamente, è un fatto grave perché soprattutto offende il lavoro quotidiano che da circa 2 anni migliaia di operatori dell'azienda ASL Toscana Sud-Est fanno per gestire la situazione, per curare le persone, per stare a fianco alle persone che sono venute a contatto col Covid-19. Sarebbe stato identificato dalla polizia l'estremista aretino che ha partecipato all'assalto alla sede centrale della CGIL di Roma. Ha un nome, l'aretino che ha preso parte all'assalto di sabato pomeriggio alla sede nazionale della CGIL a Roma. Da alcuni giorni se ne parla, ma da via Lippi, sede della questura, non sono arrivate mai conferme. Oggi invece le prime timide indiscrezioni che confermano che tra coloro che hanno preso parte agli incidenti di Roma, culminati con il forzato ingresso nella sede del più grande sindacato italiano, c'era anche un aretino di età matura, da sempre gravitante nell'area dell'estrema destra, molto vicino alle posizioni di Forza Nuova, un personaggio assai noto a Polizia e Carabinieri anche per il suo passato di capo ultras del calcio. Con gli ambienti della destra neofascista romana ha sempre avuto un rapporto stretto. Adesso la Digos sta vagliando i filmati per capire se anche lui ha preso parte a tutto quello che è accaduto nella sede della CGIL, dove è stata certa invece la presenza dei leader del movimento oltranzista di destra. Adesso la Digos sta vagliando i filmati per capire se ha preso parte a tutto quello che è accaduto nella sede della CGIL, dove invece è confermata la presenza dei leader del movimento oltranzista di Forza Nuova, che ha preso la testa della protesta Novax. Appello dell'assessore Bezzini agli over 80 affinché si proteggano facendo la terza dose di vaccino. L'assessore regionale al diritto alla salute Simone Bezzini ha scelto Teletruria per fare un appello agli over 80 per effettuare la terza dose booster di vaccino anti-Covid. Ecco, io voglio fare un appello agli ottantenni, ai novantenni, diciamo, a contattare il medico di base o in alternativa andare in farmacia o ai punti di somministrazione delle aziende, ma ecco, l'appello è a fare la terza dose quanto prima, perché è un passaggio importantissimo che aumenta la protezione contro il rischio di contrazione del coronavirus. Domani poi apriremo il portale per la prenotazione per le categorie dei fragili, dei vulnerabili, che secondo indicazione della struttura commissariale dovranno fare la terza dose
trascorsi 6 mesi dalla conclusione del primo ciclo di vaccinazione. La prossima settimana apriremo il portale per tutti coloro che hanno più di 60 anni e che abbiano trascorso 6 mesi dalla conclusione del ciclo di vaccinazione. Senta Assessore, cosa ne pensa dell'attacco che ha ricevuto l'ASL Toscana Sud-Est nella sua pagina Facebook da parte di molti Novax che hanno dato di nazisti, criminali, bugiardi, assassini, genocidio ai sanitari che effettuano la vaccinazione? Voglio esprimere tutta la mia solidarietà all'azienda Toscana Sud-Est, a tutti gli operatori sanitari. Certi fatti non devono ripetersi. Da una parte, come dire, condanno questi atti e faccio un invito a un confronto civile e rispettoso, ed esprimo la solidarietà a tutti gli operatori sanitari. Intanto manifestazioni di solidarietà e contro gli attacchi hacker sono arrivati anche dai parlamentari Mugnai e Dettore. Stabile la situazione dei contagi in provincia di Arezzo, ci sono 10 nuovi casi, 7 nel capoluogo, 1 ad Anghiari, Bibbiena e Sansepolcro, che registrano un caso ciascuno. Nell'area toscana sud-est i casi salgono dai 22 di ieri a 39 di oggi. In ospedale abbiamo sempre 10 ricoverati, 9 in bolla Covid, 1 in rianimazione. Sono 556 tamponi effettuati, 16 oggi le persone guarite. Parliamo della città del Natale. Abbiamo chiesto a Gianluca Rosai di Confcommercio come si svolgerà e qual è la situazione degli alberghi. In Piazza Grande con Gianluca Rosai della Confcommercio iniziano ad emergere le novità e le conferme per la città del Natale. Dalla prefettura appunto sono arrivate le prime regole. Allora Rosai, di che cosa si tratta e ci dia qualche novità? Beh sì, intanto ripartiamo, questa è la notizia più importante. Dal 20 di novembre tornano i mercatini tirolesi in Piazza Grande e torna la città del Natale. L'incontro di ieri è stato un incontro molto positivo. Piazza Grande sarà il cuore chiaramente della città del Natale, con i mercatini tirolesi che si confermano con 32 espositori. Non ci sarà la grande baita che conteneva di solito appunto la somministrazione e i cibi, ma ci saranno due piccole baitine. Le linee guida saranno quelle di non contingentare la piazza e di consentire alle persone di arrivare da via Vasari e da via di Seteria, mentre ci saranno presumibilmente dei posti contingentati che saranno invece Piaggia di San Martino e via di Borgunto. Ci stiamo allargando anche con tour operator e agenzie di viaggi un po' in tutta Italia. Le ultime prenotazioni ci arrivano addirittura dal Friuli Venezia Giulia e dalla Lombardia, quindi statisticamente appunto non sarà solo un mercatino appunto visitato dal centro-sud, ma anche ci stiamo aprendo chiaramente alle regioni del nord. Questo anche grazie a dei forfait appunto di mercatini di Natale del nord che non si terranno nel 2021 e quindi potremmo anche sfruttare questa possibilità in più per Arezzo. L'occupazione alberghiera ci sta dando i primi risultati perché i nostri alberghi sono già pieni in alcuni periodi, in alcuni weekend, soprattutto di dicembre, e questa è una notizia positiva soprattutto per l'indotto che creano i mercatini e la città del Natale. Mercatini che saranno attivi fino al 26 di dicembre, mentre la città del Natale andrà avanti fino al 9 di gennaio. Trasportavano rifiuti pericolosi senza rispettare l'apposita normativa. 2 autotrasportatori sono stati denunciati dai carabinieri di Bucine alla Procura della Repubblica di Arezzo. I 2 sono stati sorpresi durante un controllo mentre erano diretti verso un centro di conferimento rifiuti dell'Aretino. Sull'autocarro avevano caricato elettrodomestici, una caldaia e dei bidoni con dell'olio combusto. Il tutto sottoposto a sequestro e ai 2 è stato contestato un reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Già da questo weekend non sarà più attiva l'area pedonale in centro, ma i ristoratori propongono una riproposizione proprio nel periodo natalizio. Federico Vestri rappresenta i ristoratori aretini. Proprio in queste ultime ore l'annuncio che la zona pedonale che si pensava potesse andare avanti fino al 30 di ottobre è stata sospesa, ma questo attraverso anche la richiesta dei ristoratori stessi per motivi ovviamente anche di carattere meteorologico, ma ci sono delle importanti novità per il periodo natalizio. Federico. Praticamente si sono abbassate velocemente le temperature, è un freddo che non ci si sta, quindi abbiamo deciso e abbiamo chiesto
all'assessore e all'amministrazione comunale di sospendere la chiusura di Via Crispi. Però non è una chiusura definitiva, ma chiediamo di tenere ancora la porta aperta alle chiusure, in quanto nel periodo di Natale potrebbe essere interessante spostare, cioè aggiungere oltre agli eventi che vengono fatti nella parte alta della città, aggiungere qualcosa anche il fine settimana nell'asse qui di Via Roma e Via Crispi. Sarebbe interessante, ecco, poter valutare l'ipotesi di chiusura anche di questo tratto di strada. Dal 14 al 17 ottobre si terrà a Cavriglia in Valdarno la seconda edizione del Festival Motu Mundi, attenzione puntata su clima e ambiente. Sul sipario per la seconda edizione del Festival internazionale su clima e ambiente Motu Mundi, che si terrà a Cavriglia dal 14 al 17 ottobre prossimi. Saluti del pianeta, blue economy, spazi urbani, cooperazione allo sviluppo green, energia, finanza, ecodiplomazia, economia circolare nel settore moda e turismo sostenibile sono alcuni degli argomenti che saranno trattati. L'acqua e il cibo sono elementi su cui si discuterà al Festival internazionale su clima e ambiente Motu Mundi, e l'ambito non può essere diverso rispetto a quelle che sono le esigenze che il mondo ci chiede di affrontare nella dinamica di anche lettura e soprattutto di ricetta su quelli che sono e debbono essere gli elementi di contrasto a quello che è il cambiamento climatico. L'obiettivo principale è confermato, ovvero quello di accendere un riflettore sulla necessità di un cambiamento culturale in ambito ambientale. Lo dobbiamo fare rapidamente, non c'è più tempo, oramai ce lo dicono gli scienziati, ce lo dicono tutti, il mondo dell'informazione, e quindi dobbiamo ognuno di noi non esimersi da questo impegno, è una priorità, deve divenire una priorità nell'agenda di ognuno di noi. Particolarmente importante promuovere eventi come Motu Mundi che creano l'occasione di riflessione, dibattito, di approfondimento tra tutti i soggetti in campo, dalle aziende alle amministrazioni pubbliche, alle associazioni, al mondo della scienza e anche della comunicazione e del giornalismo, perché individuare una strada e percorrerla insieme è l'unico modo per vincere questa sfida. Rimaniamo in Valdarno perché il caso della Valentino Shoes di Levane finisce all'attenzione del Consiglio regionale dopo una mozione presentata dal consigliere regionale Marco Casucci della Lega. Dopo le recenti esternazioni dei sindacati e la preoccupazione espressa dal sindaco di Bucine nei giorni scorsi, il presente e il futuro della Valentino Shoes è finito all'attenzione del Consiglio regionale grazie ad un'iniziativa presentata dal consigliere regionale Marco Casucci della Lega. Sì, ci ricordiamo tutti l'incendio del 2 aprile scorso. Sappiamo che probabilmente fu dovuto a un errore nello smaltimento delle polveri. Quello che occorre fare è trovare delle soluzioni per i lavoratori, perché da quel giorno per numerosi di essi è iniziato, ecco, un calvario di spostamenti. Noi chiediamo concretamente quali sono le intenzioni dell'azienda, un piano di ricostruzione, tutto tace. Sappiamo che il 18 di ottobre ci sarà un incontro con i sindacati ed è bene, ecco, che anche la Regione Toscana si affianchi alle forze sindacali per fare chiarezza e per svolgere tutta quella attività necessaria per la salvaguardia del pieno livello occupazionale. Il direttore generale della ASL ha siglato un accordo con i sindacati per un innalzamento di stipendio per 3.000 dipendenti ASL, non dirigenti, sia sanitari che amministrativi, per lo sforzo compiuto durante la pandemia. È la prima volta che succede nell'area sud-est. Con un accordo senza precedenti nella storia della Sud-Est si stabilisce l'avvio della progressione economica orizzontale per il personale e risorse per gli incarichi di funzione e legate alle progettualità annuali strategiche nell'ambito dell'emergenza sanitaria. Un accordo siglato dal Digi D'Urso, RSU e sindacati di categoria che coinvolge circa 3.000 lavoratori tra personale infermieristico, OS e operatori sanitari con un impegno economico di 2 milioni di euro. Quello che abbiamo sottoscritto
accordo con i sindacati, annuncia il direttore generale Antonio D'Urso, è un'ipotesi di accordo che riconosce a tutte le professionalità della nostra azienda l'impegno eccezionale profuso dall'inizio della pandemia ad oggi, ma non solo. È la prima volta che questo accade dalla nascita della ASL Toscana Sud-Est. L'ultimo accordo infatti risale al 2016 e molte sono state le trasformazioni intervenute in questi anni. Inoltre puntiamo, d'intesa con i sindacati, a valorizzare la crescita professionale di tutti gli operatori, non limitando lo sviluppo di carriera ai tradizionali fattori, quali ad esempio l'anzianità di servizio. I 2 milioni di euro necessari per questo accordo, che interessa la progressione economica per circa 3.000 dipendenti del comparto, quale prima tranche di progressioni, sono stati reperiti dai fondi contrattuali del comparto. Al di là dei numeri, conclude D'Urso, il nostro obiettivo è riaffermare una visione condivisa sul futuro della sanità e quindi del ruolo del personale sanitario. Torna l'ottimismo per il futuro del convitto Regina Elena di Sansepolcro. Buone notizie dopo un periodo di incertezze. Sviluppi positivi per il futuro del convitto Regina Elena di Sansepolcro. Nei giorni scorsi vincoli burocratici che avrebbero impedito lo svolgimento dell'attività scolastica di molti ragazzi e messo a rischio vari posti di lavoro sono stati superati. Adesso il bando per l'assegnazione dei posti mancanti è in procinto di arrivare. Vi è soddisfazione dunque nella città di Piero per la risoluzione delle criticità. I problemi riguardavano l'ammissione di convittori, ma sono stati risolti grazie alla collaborazione della direzione regionale dell'INPS. Sono state risolte quelle difficoltà burocratiche che sembravano di lunga e difficile soluzione e che in ogni caso avrebbero fortemente ritardato o addirittura bloccato il normale svolgimento delle attività. Un plauso dunque generale e diffuso dalle stesse istituzioni liturgensi per avere reso possibile la ripartenza dell'anno scolastico. Nei prossimi giorni riaprirà il punto IMSS di Sansepolcro. In questo anno e mezzo dall'inizio della pandemia lo spazio era chiuso e tutte le pratiche e il lavoro sono stati svolti ad Arezzo, in presenza oppure online. Adesso i cittadini potranno recarsi anche di persona allo sportello. Si apre una nuova stagione del volontariato al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Si inizia con 4 turni tra ottobre e dicembre per vivere un'esperienza unica in un contesto di un territorio ammantato di foreste secolari. Torna il volontariato nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Si inizia con 4 turni tra ottobre e dicembre per vivere un'esperienza unica. Ogni volontario potrà partecipare attivamente a progetti di promozione e conservazione della natura del parco. Le principali attività spazieranno dalla manutenzione di sentieri e piccole strutture al controllo del territorio, al monitoraggio della fauna fino all'assistenza ai visitatori. Non mancheranno poi iniziative di socializzazione e momenti di conoscenza nelle materie che hanno attinenza con l'area protetta. I volontari saranno ospitati nelle strutture messe a disposizione dall'ente all'interno dell'area protetta e coordinati da personale qualificato. Il progetto è gestito per conto del parco dalla cooperativa Inquiete. Dal 29 al 31 ottobre si potrà così partecipare al turno breve. Per quello ordinario bisognerà invece aspettare la settimana dal 15 al 21 novembre. Torna anche la sessione fine settimanale da venerdì 10 a domenica 12 dicembre. Questo anticipa il lungo turno di Capodanno dal 27 dicembre al 5 gennaio. Il volontariato nel parco è un'esperienza per tutti, per chi vuole staccare dalla quotidianità e immergersi nella natura o per chi vuole immaginare un proprio progetto di vita in questi luoghi, dice il presidente Luca Santini. In tutti i casi la quantità infinita di suggestioni che l'area protetta offre permette la socializzazione dei suoi valori e trasforma irrimediabilmente in estimatori e difensori della natura. Continueremo a lavorare a più diversi livelli per garantire la conservazione di ambienti così essenziali alla vita dell'uomo e per rendere possibili sempre più opportunità di lavoro rivolte allo sviluppo sostenibile. Torna la giornata mondiale della vista, appuntamento domani 14 ottobre e anche Arezzo fa la sua parte in prima fila per diffondere la cultura della prevenzione. L'Unione Italiana dei Ciechi Ipovedenti, sezione territoriale di Arezzo, in collaborazione con l'azienda sanitaria locale, celebrano la Giornata Mondiale della Vista. L'obiettivo è quello di rendere consapevoli dell'importanza della prevenzione della cecità. Dottor Romani, il coinvolgimento dell'azienda sanitaria locale in questa Giornata della Vista? Il coinvolgimento è costante, quindi è informare le persone, e poi il coinvolgimento è mettere a disposizione gli spazi necessari per accedere alle strutture. Non a caso già questa settimana la Regione Toscana e quindi anche la nostra azienda ha inserito delle sedute aggiuntive per far sì che le liste d'attesa fossero veramente azzerate.
prevenzione dunque come aspetto primario dell'evento. Anche quest'anno vuole essere un motivo di sensibilizzazione della gente, della popolazione. Sappiamo concretamente che la prevenzione è uno dei modi più efficaci per poter intervenire a tutela e alla salvaguardia del bene prezioso della vista. Quali sono le iniziative che portate avanti per accrescere la cultura della prevenzione? Cerchiamo di fare varie iniziative, fra cui solitamente iniziative classiche sono conferenze stampa, distribuzione di materiale informativo, visite gratuite sul territorio, per esempio. In particolare in quest'ultimo settore, appunto delle visite gratuite sul territorio, proprio di recente c'è stata una bella iniziativa che ha toccato anche la nostra città di Arezzo, iniziativa che si chiamava Vista in Salute, laboratori nei quali per 2 giorni sono state effettuate visite gratuite alla cittadinanza. Una notizia di cronaca, 24 ore dal blitz di ieri, la questura in una nota ha fatto il punto sull'operazione che ha messo al setaccio la zona di Saione. Un'operazione in grande stile che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Non è nuovo alla polizia ad uscite di questo tipo, ma non c'è dubbio che il blitz operato ieri pomeriggio nell'area che va dal parco di Campo di Marte al quartiere di Saione abbia riproposto la questione sicurezza in una delle zone più sensibili al problema. L'obiettivo resta quello della repressione dei reati di spaccio che da tempo interessa tutta l'area e che in passato ha prodotto effetti collaterali preoccupanti. Non è un caso che, secondo la nota della questura, in quel quartiere si concentri la domanda di stupefacente più alta di tutta la provincia. Per la realizzazione dell'intervento sono stati messi in azione personale della squadra prevenzione anticrimini di Firenze, gli equipaggi ufficio prevenzione della squadra mobile di Arezzo, la polizia scientifica, gli agenti della polizia ferroviaria e anche un elicottero del reparto volo di Firenze. Fondamentale la collaborazione del cane Eviva. Grazie al suo ausilio sono state scoperte molte dosi nascosti nella vegetazione del Pionte. Inoltre in 2 soggetti stranieri sono state trovate dosi in cellofan di hashish pronte per la relativa commercializzazione. I controlli poi sono proseguiti su passeggeri di alcune linee di trasporto extraurbano dove erano stati segnalati uso di sostanze a bordo. In tutto 137 le persone identificate, 63 i veicoli controllati, 6 gli esercizi commerciali perquisiti. Ci spostiamo in Val di Chiana. La riqualificazione urbana di Foiano passa anche dai murales del progetto Artist QWERTY, il progetto che è a cura di Massimo Magurano. Un nuovo progetto colora Foiano, si chiama Poetic Art. Di cosa si tratta? È un progetto di riqualificazione urbana che è iniziata questo anno, poi ovviamente ci siamo fermati per evidenti motivi e che abbiamo ripreso ora questo inverno e che proseguirà poi nei prossimi anni. Quindi è quello di riqualificare alcune aree del paese con un'arte nuova, la street art. Abbiamo iniziato qua dalla Casa Famiglia perché voleva essere anche un ringraziamento sia agli ospiti sia agli operatori che in questo lungo periodo hanno dato una grande mano a tutta la comunità e quindi abbiamo iniziato con questo bel progetto curato da Massimo Magurano, l'artista che l'ha fatto è QWERTY, quindi siamo contenti che abbia scelto Foiano. Questo alle nostre spalle è uno dei murales presente qua alla Casa Famiglia. Sì, questo è uno, ce ne sono 4 o 5 sparsi, più grandi e più piccoli in tutta l'area e dalle prime reazioni sembra che sia una cosa che è piaciuta. È stata una bellissima iniziativa, apprezzata sia dal personale con entusiasmo ma soprattutto dagli ospiti. La presenza dello street artist è stata piacevole, lui ha parlato anche con i nostri ospiti, gli hanno raccontato anche il loro vissuto. 3 giornate intense ma piacevoli. E in conclusione del nostro TG un breve video che testimonia e conferma come la stupidità umana a volte raggiunga livelli impensabili. Li potremmo definire i vandali degli alberi, di solito coltivano nella zona di Caprese con particolare attenzione alle piante di olivo. Stavolta l'episodio, con caratteristiche simili, si è verificato nella zona nord di Sansepolcro, via Battisti. Una decina di alberi da frutto sono stati tagliati con certosina applicazione durante la notte. Un gesto assurdo e anche incomprensibile. Anche lo stesso proprietario del campo si è detto non possibile capacitarsi del gesto, che ha tutta l'aria di essere comunque una ritorsione. Non è rimasto che prendere atto della cosa e informare le autorità. Succede anche questo, un fatto davvero inspiegabile. Adesso parliamo di arte, lo facciamo come di consueto con Liletta Fornasari.
curata da Gabriele Grazzi, anch'egli artista, vorrei dire esordiente sperimentatore, e visibile nella bella chiesa dei Santi Lorentino e Pergentino, da secoli proprietà della Fraternita dei Laici, è la seconda puntata di InfraArte, che rimane allestita fino al 31 dicembre, ovvero un dialogo, un incontro tra artisti e quindi una valenza multiforme, molto molto ben condotta. Cominciando dall'installazione sonora di Alessandra Bedino, nota attrice nonché autrice di testi teatrali, per arrivare all'espressione materica di Giuliano Caporali e alle sculture dipinte come una sorta di recupero dell'antico di Marco Cipolli. Non mancano i fotogrammi del famoso Fabio Civitelli, ma dei fotogrammi diversi da quelli disegnati per Tex, così come il tema del realismo, l'aspetto realista e quasi sociale di Sonia Fiacchini, e poi il tema del paesaggio. Il tema del paesaggio vede un dialogo tra molti all'interno della mostra, cominciando dalle belle atmosfere di Pasquale Marzelli per arrivare ai disegni netti di Lucio Gatteschi, anche con un confronto diretto con la figlia Laura Gatteschi, e poi anche Raffaele Rossi, Alessandro Mazzoni e Maria Teresa Ribulle Mazzola, autrice di importanti installazioni, così come Raffaele Rossi, autore di una scultura. La mostra è corredata anche da eventi culturali collaterali, e mi preme menzionare, senza nulla togliere a tutti gli altri, la proiezione del film di Fernando Maraghini e di Erika Pacileo, La vita sognata da dentro, che ha avuto anche premi importanti. Bene, siamo in conclusione, ma voglio ricordarvi che subito dopo il nostro spazio informativo, stasera va in onda 9:10, approfondimento sulla figura dell'infermiere di famiglia. A seguire la prima puntata della fortunata serie della nostra trasmissione Qua la Zampa, che diventa un settimanale dedicato agli animali, condotto da Maddalena Pieroni e Matteo Giusti. Al termine della serata, in conclusione, l'oroscopo con il nostro Alessio in diretta dalle ore 23. È tutto per questa parte del nostro telegiornale, grazie dell'attenzione e buon proseguimento sulla nostra emittente.